Ciao, bentornati, bentornati cari amici e care amiche. Allora, visto che la luce, seppur scarsa, c'è ancora, partiamo con il descrivervi uno dei profumi di cui vi ho parlato poco fa nel primo video, quello dei profumi che ho ricevuto o comunque acquistato per Natale. Io vi chiedo scusa se continuo a ravanarmi i capelli, ma ogni volta che cerco di legarmi in qualche modo non ce la faccio perché io non sono capace di usare queste cose qui. Quindi mandatemi dei consigli su come utilizzare al meglio questi mollettoni, perché quando non li uso mi sembro la strega bacheca, quando invece li uso niente, mi vengono fuori di quelle teste che non lo so, forse così, proviamo. Questo non c'entra niente con il video, ma ovviamente voi mi conoscete. Ecco, proviamo. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, c'è ancora un po' di luce e voglio descrivervi uno dei profumi di cui vi ho parlato poco fa, ed è quello dell'Atkinson, perché è strepitoso, veramente. Allora, ne parliamo un pochino più specificatamente. Questo profumo fa parte della collezione Legendary. Questa è la sua scatola, ma questo è un tester, scatola originale. La scatola di quello che si vende non so come sia, ma chi se ne importa. Questo è il succo, questo profumo meraviglioso, dedicato agli amanti del tabacco. Io amo il tabacco nei profumi, come amo l'incenso, la pepe, la noce moscata, la cannella, chiodi di garofano, eccetera, eccetera. Voi lo sapete che io, quando parlo dei miei profumi invernali, queste note non devono mai mancare. Allora, questo è un tester, come vi dicevo, da 100 ml e si chiama The Odd Fellow's Bouquet, che significa lo strano tipo di bouquet. È un nome che mi piace tantissimo perché fa proprio pensare a uno strano signore inglese, britannico, magari fumatore di pipa, ovviamente, magari seduto in poltrona nella sua casa di campagna con ai piedi il suo cane. Io mi immagino una situazione del genere, pur essendo un profumo che userò io, se lo vorrà provare Riccardo, ben venga. Allora, adesso me lo vaporizzo da una parte, quando troverò il buco. Qui c'è sempre quel profumo alla vaniglia e cioccolato che dicono che non sono persistenti, un giorno e mezzo che ce l'ho sul polso, vabbè, ma non c'entra con i profumi di oggi. Ha una gittata stupendamente delicata, cosa che mi piace tantissimo nei profumi. E adesso lo facciamo un attimino. È meraviglioso perché in apertura io sento già del liquore. Io non sono una bevitrice di liquori, sono astemia. Ogni tanto mi concedo un limoncello in pizzeria piuttosto che una crema al whisky o il mirto, però il sapore del liquore sta già iniziando a decantare, diciamo così, e inizia a spuntare questo tabacco dolce vanigliato. Allora, io mi sono trovata su fragrantica le note, ovviamente ho fatto la scoperta dell'acqua calda, ve le leggo qui a PC, così non devo continuare a girarmi a destra e a sinistra per leggervi le cose. Oltretutto sono anche scritte a caratteri grandi e faccio meno fatica io, essendo mezza accecata. Allora, parliamo di The Odd Fellow Bouquet di Atkinson's. È un profumo unisex. Io lo ripeto, lo trovo più adatto a un uomo, però io che amo tanto questo genere di profumi, lo adoro perché lo porterò tantissimo. Questa è un eau de toilette. Allora, gli accordi principali sono ambra, speziato caldo, tabacco, vanigliato, talcato, dolce, mandorlato, speziato fresco e balsamico. Allora, vabbè, è indicato più per l'inverno e l'autunno, assolutamente da sera.
Allora, le note vengono messe così a random e sono tabacco, benzoino, eliotropio, labdano, zenzero e pepe. Non viene indicata. Allora, è una fragranza del gruppo Ambrato Speziato Unisex ed è stato lanciato sul mercato nel 2013. Stop, non c'è un naso di riferimento. Allora, sarò io a farvi una descrizione, a modo mio, come sempre, di questa fragranza meravigliosa al tabacco. Allora, adesso che sta iniziando a decantare, ricorda vagamente, ma solo vagamente, sia il Tobacco Vanille di Tom Ford che lo Spice Bomb di Victor and Rolf. Però, là dove Spice Bomb di Victor and Rolf le spezie sono veramente un'esplosione di spezie, di cannella, di pepe, di incenso, è proprio un profumo di quelli che piacciono a me, insomma, il mio genere è quello lì. In tabacco vanille si sentono il tabacco e la vaniglia benissimo, buonissimi anche lui, è uno dei profumi preferiti assolutamente. Questo profumo ha tutta l'eleganza e l'aplomb, diciamo così, dei profumi inglesi, perché sarà un po' il nome, sarà un po' la boccetta, sarà un po' che la casa Atkinson's è inglese e produce delle cose meravigliose. Io lo trovo tanto, tanto anche femminile, perché? Perché c'è questo tabacco dolce con questa vaniglia e poi sento questi fiori che mi viene veramente quasi, diventa quasi un gourmand perché diventa a metà fra il gourmand e il floreale, non lo so, a me perlomeno il mio naso, il mio pH mi danno questa sensazione. E poi ha una punta di fresco, non so come dire, ha una punta di passeggiata in campagna all'aria aperta. Proprio mi fa venire in mente una situazione del genere di quella che vi ho descritto prima, di questo signore con questa pipa che si fa una passeggiata in campagna col suo cane, magari nella sua tenuta, magari è un signore che ha anche dei cavalli, non lo so. E nonostante tutto, io me lo sento benissimo addosso, proprio. Cioè, adesso inizio a sentirci una nota mielata. Cioè, magistralmente architettata questa fragranza che io non so dove possa essere trovata, penso su internet, non lo so. Io, come vi ripeto, l'ho comprata da Roberto, il mio amico che ha questo emporio delle meraviglie. Ovviamente, essendo tester, io li ho pagati meno, però non so quanto costino gli originali, nel senso che sono originali, però quelli scatolati, come si dice, no? Con la loro scatola proprio da mettere in vendita, non lo so. Allora, in buona sostanza, io sento un tabacco leggermente incensato, perché l'incenso non c'è in questa fragranza. Sento del miele e della vaniglia, anche se il miele mi sembra che nelle note non sia stato indicato, no? A meno che non sono cieca, no, il miele proprio nelle note non c'è. Sento, ecco, sento lo zenzero, questa nota piccantina di zenzero, il benzoino che è dolce, può essere la nota che gli dà quella sferzata quasi vanigliata, perché anche la vaniglia non è presente, pepato assolutamente. Io non so, posso consigliarlo più agli uomini che alle donne, però io francamente, da amante del tabacco, delle fragranze contenenti il tabacco, io veramente sono pazza di questo profumo, veramente è uno dei profumi più buoni, più ben architettati
che io abbia mai provato col tabacco. Farò sicuramente layering con altri profumi, magari contenenti la vaniglia o l'incenso. Ecco, potrei provare a fare layering con l'incenso della strega del castello che mi ha un po' delusa in persistenza e posso provare a fare layering per vedere se riesco a far uscire questo benedetto incenso che usato da solo purtroppo non rende assolutamente. E adesso passiamo al secondo. Ho voluto fare un video dedicato a questi due profumi molto particolari perché poi quando parlerò dei Boys sono tre questi nuovi e farò un video dedicato solo a loro. Io non sono molto brava a descrivere i profumi dilungandomi, parlandoli in modo tecnico. Quindi, come vedete, io quando vi parlo di un profumo ci metto 5 minuti, 6 minuti, perché non sono ancora così esperta da descrivermi nella tecnica le loro note. Allora, il secondo invece è il Trussardi, collezione Le Vie di Milano. Questo si chiama Aperitivo in Porta Nuova. Allora, la scatola è, come vi dicevo, è pesantissima, pesa come un mattone, veramente. Perché è fatto di ceramica, presumo. Il coperchio è in metallo e rappresenta il marchio Trussardi, no, il levriero, la testa del levriero. Questo volendo si può anche tranquillamente esporre, perché non penso che soffra né di luce né di niente, perché è talmente così coperto. Lo spruzzo nella sua scatola. Perché mi voglio godere questo tabacco che ho addosso il più a lungo possibile. Allora, prima di parlarvi di cosa mi trasmette questo profumo, che io non riesco a, come si dice? Si chiama aperitivo in Porta Nuova, però non riesco ad abbinargli un aperitivo in questo profumo. Allora, prima vi leggo le note, poi vi esprimo la meraviglia che mi suscita questa fragranza. Allora, aperitivo in Porta Nuova di Trussardi della collezione Le Vie di Milano appartiene, mi sono persa, al gruppo floreale Unisex. Gli accordi principali sono la mandorla, il talco, la vaniglia, è un profumo fruttato all'iris, ambrato, agrumato, violetta, floreale, terroso. Allora, è stato lanciato sul mercato nel 2020, quindi è recente. Il naso di questa fragranza è Emily Copperman. Allora, nella testa troviamo i neroli, la foglia di mandarino e il bergamotto di Calabria. E devo dire che confermo, in apertura ci sono dei dolcissimi agrumi. Agrumi, quelli del panettone, frutta candita, ecco, agrumi canditi. Le note di cuore sono amaretto, iris ed eliotropio e devo dire che la mandorla, eccola da dove salta fuori, dall'amaretto. Iris non lo sento, eliotropio sì. Allora, nella notte di base ci sono la vaniglia, il benzoino e l'ambra e devo dire che anche questo profumo è qualcosa di meraviglioso perché fuoriesce dai profumi gourmand, ve lo dico subito. In apertura può sembrare una torta alle mandorle, perché in effetti questo amaretto si sente tantissimo e si sente per tutta la durata della sua performance, diciamo così. E ha questa nota floreale agrumata, è meraviglioso, meraviglioso. Allora, questo profumo che si chiama Aperitivo in Porta Nuova, che è una delle zone più chic di Milano, la zona più modaiola. Io invece di paragonarlo a un aperitivo,
Lo trovo più adatto, secondo me. Allora, lui mi evoca una serata, anche un aperitivo, però un aperitivo già sul tardi, quindi una serata, una cena, in un posto molto elegante. Mamma mia, questo profumo, ragazzi, voi non avete idea di cosa sia. Cioè, questo amaretto miscelato con questa arancia, questi agrumi un po' licorosi, cioè, danno usare tutto il giorno. Stanotte lo spruzzo sul cuscino, veramente. È favoloso, veramente favoloso. Purtroppo aveva solo questo, la collezione Le Vie di Milano mi sembra che sia di 6 profumi di questo genere, ognuno con un colore diverso, che parla appunto delle zone più famose di Milano, no? E Porta Nuova è una delle vie più, le zone più modaiole, diciamo così, del periodo. È fiabesco, non riesco a definirlo gourmand, perché comunque ha questi fiori che si sentono ben distinti insieme a questi agrumi dolci, a questo amaretto liquoroso. Allora lo trovo assolutamente inadatto a una ragazza giovane, in questo caso, perché è un profumo molto complesso, ma nello stesso tempo molto riconoscibile, nonostante abbia la mandorla che lo addolcisce e la vaniglia. È un profumo estremamente, estremamente sofisticato, quindi da serata importante, da serata comunque dove si vuole lasciare una bella scia e ha una sensualità assolutamente elegante. È uno di quei profumi sensuali però chic, raffinati. Io a Capodanno ho voluto indossare lo Scandal by Night perché è un profumo sensualissimo, ma è un profumo chiassoso, modaiolo. E infatti su questa maglietta c'è ancora, oggi è il 4, 4 giorni di profumo su questa maglietta, su questo maglione. Allora, questo profumo quando lo spruzzai, quando l'ho acquistato, è continuato a rimanermi sia sotto il naso che sulla pelle per tantissimo tempo. Io penso che sia nel sito di Trussardi che in qualche profumeria di nicchia o alla Rinascente lo si possa trovare in tutta la sua collezione. Io ho trovato questo, l'ho preso e me lo tengo stretto perché sta diventando qualcosa veramente di magico. Di magico perché questa veramente devo ripetermi, questi agrumi canditi con questo amaretto e la vaniglia è veramente fantastico, veramente. Se lo trovate in tester, se riuscite ad acquistare proprio con la sua scatola, non ho idea di come sia la sua scatola, però è talmente bella questa boccetta con questo levriero. Questo penso che non so quando avrò la prossima uscita serale, perché se andiamo avanti così di questo passo non si uscirà più. Però ecco, questa è la scatola del tester, se può interessarvi, non credo, però è un originalissimo. Allora, Angelini Beauty. Quindi potete provare a cercarlo su questo sito che è www.angelinibeauty.com. L'ho letto adesso. Quindi può essere che lì lo vendano. Quindi io vi scrivo qua sotto nell'info box. Vediamo se anche quello di Atkinson's proviene da lì. No, qui non si sa dove si possa percepire, però penso che l'Atkinson's abbia un sito. Quindi io vi scrivo tutto qua sotto nell'info box. Allora, penso di non aver fatto confusione questa volta perché avevo le idee molto chiare. C'è questo Old Fellow che è meraviglioso. Questo tabacco floreale vanigliato
Incensato, ragazzi, sono felice perché sono proprio i profumi che io sogno e che io desidero, che cerco sempre disperatamente e li ho trovati. Quindi, oggi i miei video finiscono qui. Nei prossimi video vi parlerò dei tre boys, che non sono i boys di Sabrina Salerno, boys, 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 ma sono boys perché si chiamano proprio così in italiano. BOIS, Bottega Italiana Spigo del 1920. Quindi oggi vi ho parlato di questi spettacolari Atkinsons e Trussardi. Cercateli, cercateli, cercateli su internet o nei negozi di profumi di nicchia della vostra città. Andate a provarli assolutamente se, ovviamente, come dico sempre, se apprezzate questo genere di profumazione speziata, vanigliata, tabaccosa, incensata, speziata. Se non è il vostro genere, peccato. Però, se amate la vaniglia e la mandorla, in questo profumo di Trussardi, secondo me trovereste il paradiso come l'ho trovato io. Detto questo, questi video sono finiti per oggi. Vi do appuntamento ai miei prossimi video e vi auguro una buona giornata.